Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova Reaper. Oggi abbiamo la ritirata di Kessel. Non c'è la resuscitazione e non mi ricordo cos'altro. Comunque non è difficile, diciamo. Scriviamo full, grazie. Andiamo avanti. Qui si potevano skippare le prime due mobbate, cioè perlomeno una volta, adesso non lo so, non ho provato. Però vabbè, tanto non skippa mai nessuno, quindi non è che abbia molto senso skippare. Penso che mi abbia marchiato, forse, o forse no, dipende. Ho visto che sono rimasto molto in combattimento. Ma quanto sono grosso! Bellissimo! Vediamo un po' cos'è che non si può usare. Non si possono usare le pozioni e c'è il danno nel tempo. Cioè, ma ha quasi tolto tutta la vita e c'è un sacco di statistica difensiva. Cioè, vi rendete conto quanto fanno male nell'AOE, ovvero nel danno in vantaggio in combattimento? Nella Reaper. Ok, siamo arrivati alla fine praticamente. Molto molto easy oggi. Cinquantasei di consapevolezza, 54. Però, vabbè, quando uso questa. Dovrebbe aumentare del 30%, se non mi ricordo male. Consapevolezza del 15, ok. Va bene, dai. Poi c'ho questo, ok, dai. Ce lo facciamo andare bene. Comunque 50, 6 più 15, 70, va bene.
and the master of Chrysotere. Come, my slaves! Destroy these interlopers! Andiamo, andiamo, andiamo a tankare. Fools! You face the power of Great Cinnabon! Cioè, sono stunnato di continuo praticamente con ste cavolo di sfere di cassa. Come vedete, un errore che commettono spesso i DPS è non uccidere subito i beholder, ma affiondarsi direttamente sul boss di Kessel. Quando invece la meccanica giusta è uccidere prima i beholder che stunnano, eccetera. E poi uccidere, andare sul boss. Cioè, vedete che non muoiono mai. Cioè, sono fastidiosissimi. C'è rimasto un DPS solo. Ah, va là. Finalmente. Comunque era un gruppo basso a livello di danno, eh. La ricompensa, la pergamena la prendiamo. E qua che vuole? Credo che voglia la chiave di Kessel, eh. Infatti, ma mi sa che non la posso prendere. Vale dice Wind, infatti. Ok, grazie. Grazie. Next time. Scriviamo next time kill before beholder, beholder. Abbandona coda. E quindi niente, questa era la Reaper. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se non è nulla di che. Lasciate un bel like per l'algoritmo di YouTube, così almeno lo mostra più gente. Magari si iscrive qualcuno e così cresco col canale. Attivate la campanella per rimanere aggiornati con i video. Iscrivetevi anche agli altri social e come al solito ci sentiamo al prossimo video. Ciao!